Sulle nevi del Monte Altissimo si è svolto il Trofeo Ski Club Borno del cinquantennale della società, gara di slalom gigante e due manche per le categorie Children, ragazzi e allievi del circuito Visit Brescia dell'anno agonistico in corso. La gara si è svolta questa domenica 6 febbraio sulla pista centrale del Monte Altissimo con ottime condizioni di neve programmata ed organizzazione praticamente perfetta. Si scrive e si legge da sempre ski con il K come nei paesi di lingua tedesca, ma l'italianissimo altopiano del Sole e il suo storico Monte Altissimo hanno saputo far sventolare bene il tricolore italiano negli sport invernali, sostenuto concretamente da questa cinquantennale società sportiva. Questa gara che è andata benissimo, per la quale tutti fanno i complimenti, quindi complimenti anche all'organizzazione dello Ski Club e della stazione che ha fatto veramente miracoli, però è la ciliegina sulla torta del cinquantennale. Sì, infatti nel 1972 è nato questo Ski Club, di cui faccio parte da una quindicina d'anni e oggi è proprio il cinquantesimo, gara stupenda, tempo stupendo, è andato tutto bene. In questi 50 anni lo Ski Club Borno ha sostenuto concretamente la stazione. Borno ha avuto nello Ski Club un aiuto fondamentale per avere un pubblico fidelizzato, fatto di atleti di tutte le categorie. Sì, infatti siamo cresciuti negli anni, adesso abbiamo raggiunto dei massimi storici negli ultimi 2 o 3 anni, però bisogna fare un plauso a tutti coloro che si impegnano per questo Sci Club, che è tutto volontariato, come ben sapete, quindi siamo sempre anche alla ricerca di qualcuno che ci dia una mano. E se volete contattatemi senza problema. Soddisfatta la Fisi Brescia che particolarmente in queste stagioni difficili sta dimostrando il meglio in termini di risultati, di promozione, di numeri e di organizzazione. È stato straordinario riuscire a fare tutte le gare senza rinviarne neanche una, abbiamo fatto leggeri spostamenti di data, ma di un giorno o due massimo, e non abbiamo rinviato, sicuramente non per maltempo, non abbiamo rinviato nulla, ma neanche per carenza di neve. La soddisfazione è tanta, in questo mio ultimo anno di presidenza volevo concludere bene, penso di esserci riuscito. Devo dire che gli atleti bresciani sanno rinnovare questi risultati a livello giovanile, vuol dire che l'impegno da parte delle ciclabresiani c'è costante e vuol dire che c'è capacità alla base di riuscire a evolversi con quello che è lo sci moderno, per cui grossi complimenti agli ciclab. Comunque a Brescia abbiamo delle eccellenze perché comunque abbiamo dei ragazzi che anche a livello nazionale si comportano molto bene e che quindi fanno un po' da punto di riferimento anche per gli altri. Quindi avere loro davanti e prenderli proprio come punto di arrivo è già una bella cosa anche per gli altri. E mentre si scia e si gareggia a Borno, l'occhio ed il pensiero vanno anche dall'altra parte del mondo, a Pechino, dove c'è una buona parte di orgoglio agonistico bresciano. Un grosso augurio ai nostri tesserati da Fisi Brescia alle Olimpiadi di Pechino, e sono tanti, non sono tra gli atleti ma sono tra gli allenatori. Partiamo da Alberto Ghidoni dello Ski Club Collio, per continuare con David Salvadori e Daniele Simoncelli dello Ski Club Rongai e concludere con Giancarlo Bergamerli dello Ski Club Ponte di Legno. Abbiamo anche l'onore di avere degli atleti alle Paralimpiadi, che sono Giuseppe Romele di Pisogne, e poi Andrea Ravelli che farà la guida di Giacomo Bertagnolli, che è stato recente vincitore di una medaglia d'oro e due medaglie di argento ai recenti mondiali di paralimpici. Siamo riusciti a portare a casa 3 medaglie, una d'oro in gigante e 2 argento in slalom e in parallelo. Adesso ci stiamo preparando appunto per andare a Pechino, la partenza sarà il 24 di febbraio. E ai primi di marzo ci vedrete impegnati nelle discese libere, nelle prove, e poi si svolgeranno le gare. Noi facciamo tutte le discipline, ci stiamo preparando, quindi io sono molto fiducioso in me, nell'atleta, e speriamo di tenere alto il tricolore italiano. La gara del cinquantennale dello Ski Club Borno si è conclusa con una bella festa di sport, puntando l'ottima 50ª medaglia su una bandiera carica di onori e di storia sportiva.